Filippo Turetta ricoverato, la tragica notizia dal carcere, lui si è. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. La prima notte trascorsa nel carcere di Montorio a Verona non ha portato pace a Filippo Turetta. Il 22enne che ha fatto il suo ingresso in Italia attraverso un volo militare da Francoforte a Venezia. Le inquietanti accuse di sequestro di persona e omicidio volontario preterintenzionale aggravato nei confronti della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, hanno gettato un'ombra oscura sulla sua venuta. Attualmente ricoverato nell'infermeria del penitenziario, Turetta ha affrontato una visita medica che ha confermato il rischio di autolesionismo. Sorvegliato costantemente, questo giovane si prepara a trascorrere giorni sotto stretta osservazione prima di essere trasferito in una cella singola, un rifugio nella sezione protetta del carcere. Martedì si avvicina l'interrogatorio con il giudice, un momento cruciale in cui Turetta dovrà ripetere la scioccante confessione fatta agli investigatori tedeschi: «Ho ucciso Giulia Cecchettin». Tuttavia, il futuro legale di Turetta potrebbe prendere una direzione imprevedibile, poiché il giovane potrebbe scegliere di non rispondere. Una mossa astuta per guadagnare tempo e approfondire le pesanti accuse che gravano su di lui. Questo caso angosciante ha scosso la pubblica opinione, suscitando la domanda cruciale: quali dettagli celati si nascondono dietro questa tragica vicenda? Cosa potrebbe emergere durante l'interrogatorio? E soprattutto, c'è più di quanto sembri in questa scioccante confessione? Condividete i vostri pensieri e supposizioni nei commenti, poiché il mistero intorno a Filippo Turetta e Giulia Cecchettin si svelerà solo con il passare del tempo. Ti ringraziamo per aver guardato questo video, ti invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscriverti al nostro canale.